Nuovo appuntamento con i libri della settimana, la rubrica di Arpa Umbria dedicata ai consigli di lettura. Nell'epoca del Covid-19 e della crisi ambientale, il filosofo Luca Savarino e l'epidemiologo Paolo Vineis si ritrovano al capezzale del mondo malato. Dal loro dialogo nasce un libro che si intitola La salute del mondo, ambiente, società, pandemie. Con un'unica voce ci dà un nuovo approccio per affrontare le sfide più importanti del XXI secolo. Le domande spaziano dai dubbi del cittadino comune ai dilemmi del medico che lavora in terapia intensiva o del filosofo che si interroga sulle origini del male. Quali sono le cause della pandemia? Cosa può fare la politica a favore dell'ambiente? Qual è il miglior criterio per distribuire i vaccini? Chi curare prioritariamente? Come prendere decisioni che coniughino competenza scientifica e partecipazione democratica? Capitolo per capitolo si delinea sempre di più un'agenda globale che va a mettere in discussione le nostre convinzioni più radicate. Il pianeta si presenta sempre più come un'entità globale in cui tutti gli esseri viventi sono strettamente interconnessi. Il benessere della Terra e dell'ambiente sono ovviamente beni comuni e come tali vanno preservati. Per ottenere questo obiettivo è necessario iniziare a pensare diversamente. Se come nel film Ritorno al futuro fossimo proiettati all'indietro di due secoli, saremmo assordati dal silenzio. Ma fino a quando la nostra società è stata pervasa dal silenzio? E quando il rumore ha iniziato ad accompagnare tutte le nostre attività quotidiane, cambiando il nostro paesaggio sonoro, che era rimasto immutato per secoli. Stefano Pivato, che insegna storia contemporanea all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, cerca di rispondere a queste domande. È un viaggio. Il punto di partenza è la rivoluzione industriale, che ha introdotto il rumore come uno dei segni più evidenti del progresso che avanza. Così, fra 8 e 900, il fracasso delle industrie, il rombo delle automobili e degli aeroplani, il frastuono della musica, quello della politica di massa, nonché il rumore delle guerre hanno invaso l'orizzonte, diventando una sorta di religione laica della modernità. Il terzo libro che vi presentiamo oggi si intitola First Man, il primo uomo, la biografia autorizzata di Neil Armstrong. Mentre milioni di persone sulla Terra lo seguivano ammutolite davanti al televisore, per poi esplodere in un moto di gioia irripetibile, Neil compì quello che definì un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Ma non si trattò di una missione priva di rischi e imprevisti, né fu un caso che sia stato proprio Armstrong a portarla a termine. Originario dell'Ohio, the middle of nowhere, Neil è uno di quegli eroi moderni che nascono solo negli States. Classe media, con un padre duro, fin da piccolo si appassiona alla meccanica degli aerei e presto viene arruolato come pilota nella guerra di Corea, dove si salva solo eiettandosi in volo. Al ritorno in patria entra nella NASA, ma la vita lo castiga. Gli muore una figlia. Lui non molla ed è proprio il suo unico mix di passione ingegneristica per il volo, insieme alla serietà, l'intransigenza e la dedizione al grande sogno della missione sulla Luna, a fargli meritare il ruolo di comandante della missione Apollo 11. Anche per questa puntata è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.